possibilità per le situazioni importanti, nel video l'utilizzo del vino senza spiegarlo. Quindi posso utilizzare il suo di tutte le utenze residenziali in un'area sicura e fine dell'applicazione delle relative tariffe. Per quanto riguarda la componente ambientale suolo e sottosuolo, ovviamente in primo piano la difesa del suolo e del suolo problematiche idrogeologiche, frane, smottamenti, privilegiando azioni di prevenzione a ampio spettro, quindi regimazione delle aree meteoriche e l'esperimento degli strati superficiali del terreno nel caso di interventi edilizi che modificano sostanzialmente la capacità drenante del terreno e di protezione dalla risorsa dell'inquinamento derivante da attività antropiche, ad esempio fondi non collettati, depositi di materiali, discariche abusive, eccetera. Per quanto riguarda invece la componente di biodiversità e paesaggio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, parte del paesaggio, del patrimonio storico, architettonico e artistico, anche attraverso il recupero delle strutture esistenti, quindi cascine universali, aggressive e salvaguardia del territorio. Salvaguardare le emergenze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e archeologiche. E per quanto riguarda la componente ambientale e i rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata, compostaggio domestico di rifiuti, creazione di un'isola ecologica comunale e intercomunale per la raccolta e lo smaltimento di ramali, scarti ecologici, materiali ingombranti, elettrodomestici e inquinanti. Per quanto riguarda invece la componente di energia a effetto serra, l'obiettivo che è emerso è quello di incentivare e rivolgere il risparmio energetico tramite l'utilizzo di risorse rinnovabili. Per la componente mobilità, il miglioramento della qualità e della funzione del territorio attraverso il recupero e la manutenzione della viabilità locale e agro-silvo pastorale. Per quanto riguarda i modelli insediativi, valorizzare le identità territoriali presenti sul territorio con particolare attenzione ai nuclei fondativi, quindi il nostro superiore e inferiore, assecondando lo sviluppo delle proprie peculiarità storiche e culturali. Recupero e rivitalizzazione dei centri storici anche tramite incentivazioni dei consumi metrici. Realizzazione di un unico centro servizi, razionalizzando i servizi essenziali in una posizione intermedia facilmente accessibile per entrambi i nuclei abitati, creazione di nuovi parcheggi di prossimità distribuiti razionalmente sia all'interno che nelle zone limitrofe del tessuto urbano, l'analisi critica delle aree edificabili non ancora attuate dal PRG, finalizzata a una migliore composizione urbana e la creazione di un piano correttamente dimensionato alle esigenze del territorio e della comunità. Per la componente ambientale e turismo, l'incentivazione del turismo più sostenibile con la possibilità di recuperare il patrimonio storico edilizio presente, ivi compreso quello esistente nelle aree agricole rurali. Per la componente ambientale e industria, definire delle tipologie insediative e costruttive per piccole attività artigianali e artigianali. Per la componente agricoltura, valorizzazione e incentivazione delle attività agricole e silvopastorali, anche se a livello logistico, amatoriale e non professionale, difesa del territorio, al presidio dello stesso, all'abbandono, contrasto dall'avanzata indiscriminata del bosco ai danni di pascoli e coltivazioni, rivalutazione e valorizzazione del patrimonio rurale esistente, ricerca archeologica e torrenze edilizie, aggiornando il recupero dell'esistente anche ad utilizzi diversi, la possibilità di collocare e edificare piccoli edifici e depositi a prezzi attraverso dei progetti tipo per agevolare il lavoro nei campi e contestualmente tutelare il paesaggio degli elementi di contrasto, e per la componente che è il monitoraggio e prevenzione, che è quella diciamo, che chiude un po' tutto l'iter, negli interventi edilizi pubblici come pure nella valorizzazione del territorio comunale deve essere sempre svolta un'analisi esplicita sulla possibilità di rendere sempre agibili e agevoli per i disabili gli spazi pubblici e i progetti proposti. Che è un tema appunto che mi pare sia molto sentito e sensibile. Quindi le attività che sono state svolte fino ad oggi consistono appunto nell'analisi di queste componenti ambientali rispetto agli obiettivi che ho appena esposto, la definizione di una proposta di percorso metodologico che deve essere comunque sempre chiaro e meno discriminante possibile rispetto appunto a quelle che sono le possibilità del territorio, e la costruzione di un quadro conoscitivo del territorio comunale appunto per andare nel fondo delle questioni e soprattutto riuscire ad avere la possibilità di capire quali sono i punti di forza e di debolezza del comune per andare ad agire di conseguenza. Le attività quindi da svolgere sono schematicamente riproposte. Questo slide qua dopo le possiamo pubblicare sul sito in modo che possono essere anche. Assolutamente. Tra l'altro appunto la trasparenza e la pubblicità del piano sono delle caratteristiche. Perché è un esperto, cioè
abbiamo pubblicato anche il documento di scopi. Il documento di scopi è proprio esatto quella che faccio ovviamente stasera. È la presentazione, la presentazione di questo proprio, insomma, nel senso che faccio un piccolo inciso, ma sono prima la cosa. Questa è la sintesi di quello che sono le caratteristiche ambientali, tipologiche del nostro territorio, unite a quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione, e assieme queste cose qua si confrontano, bisogna vedere se non ci sono temi di contrasto l'una con l'altra, e poi gli obiettivi che abbiamo visto prima devono essere attuati, tradotti in pratica tramite delle azioni, nel senso abbiamo parlato del risparmio idrico piuttosto che cose, come farlo, come farlo non è una cosa generica, ma deve essere dei progetti specifici per farlo, come fare il turismo, come fare, e quindi adesso ci mostro un attimo come sono arrivati a tutte queste spiegazioni qua. Questo è il documento tecnico, questo è diciamo un po' più indicativo, più esplicativo. Quindi ecco, per avere un attimo magari un programma, possiamo chiamarlo così, cioè appunto adesso questo, come vi dicevo prima, il documento di scoping, poi una volta che sarà fatta la bozza del piano del PGD verrà steso anche al rapporto ambientale, dove si andrà nel merito delle scelte per valutare quali sono matrici e calcoli, diciamo, di organismo più variata, verranno proprio messi nero su bianco quali sono appunto questi intrecci tra le componenti e le direzioni degli obiettivi di piano. Quindi diciamo che sarà la parte forse più saliente, anche perché l'apporto ambientale è quello che poi definisce appunto quali sono gli interventi fisici, le azioni di piano di cui si parlava prima. C'è poi la redazione del parere motivato che chiude la procedura di base e l'adozione del PGD da parte del Consiglio Comunale. Una volta che il PGD è stato adottato, devono essere pubblicati gli atti e resi pubblici, anche perché servirà a procedere con l'ottenimento del parere da parte della provincia, il parere di compatibilità finale del PCP. C'è poi il periodo per le eventuali osservazioni e il ricevimento di queste all'interno degli atti del PGD stesso, per poi arrivare alla fase conclusiva dell'approvazione definitiva del piano e la pubblicazione del BURL sul BURL che la rende effettivamente vigente. Quindi questi qua sono poi i macro step che ci saranno. Ovviamente sono state valutate le istanze dei cittadini ma oggi sono state 26 e sono sostanzialmente per la maggior parte interessano la componente di creazione di nuove zone residenziali, che anche queste verranno appunto valutate sulla scorta di quei parametri di cui dicevamo prima. Entrando proprio nel merito delle componenti ambientali per capire effettivamente come li abbiamo indagati, quali sono stati gli obiettivi che ci siamo posti anche noi per appunto indagare queste variabili, queste componenti ambientali sul territorio. Io qua andrei velocissima, ci sono vari fare riferimenti normativi che se qualcuno appunto avesse voglia di approfondire può trovare, come dicevo appunto l'assessore, magari mettiamo a disposizione il documento a questa presentazione su internet, di modo che se uno volesse andare a approfondire in maniera tecnica queste questioni, guardare. Questo schema mi piace sempre farlo illustrare un attimino velocemente per farvi capire proprio questo qua, è uno schema riassuntivo di come la BAS si inserisce all'interno dei vari step del PCD. Come vedete questo filo rappresenta proprio la connessione che c'è tra la valutazione ambientale strategica e il processo urbanistico di piani e programmi, anche perché appunto la BAS non deve essere vista come semplicemente un adempimento che va fatto in legge. Un piano secondo me maturo e cosciente deve sempre comunque avere presente e tenere sempre a mente che gli obiettivi della sostenibilità ambientale sono veramente importanti, anche perché ovviamente il piano, il PGT, come anche il regolatore, ha una valenza comunque negli anni, e quindi la partenza da parte di un piano è sicuramente un buon segnale di crescita verso quello sviluppo futuro, e di conseguenza mette le basi corrette anche per andare a risolvere alcuni problemi e per fare in modo di intervenire preventivamente su altri. Quindi vedete sempre che la fase dalla base si inserisce proprio in maniera
tracciata su tutte le varie azioni di piano. Quindi, come dicevamo prima, documento di scoping, rapporto ambientale, sintesi non tecnica e alla fine poi ci sarà il piano di monitoraggio, che è un po' quello che vi dicevo prima, nel senso il fatto che il PGD sia concluso non vuol dire che la valutazione non ci sia più. In realtà viene definito questo piano di monitoraggio che il Comune è tenuto a rispettare nel corso degli anni, che la provincia può chiedere, quindi, ma rispetto a quello che vi siete proposti con un piano, cioè tutto il piano, un anno dopo, come che sta andando, avete stravolto tutto, state dando una risposta. Quindi questa cosa serve appunto per tenere monitorate sempre queste azioni di piano anche in futuro. Quindi rispetto appunto a queste componenti e agli obiettivi che possiamo andare magari nella definizione proprio delle componenti ambientali, sono state analizzate 14 componenti che vedete poi successivamente dalle slide, sono proprio in le macro componenti ambientali, quindi aria, umore, risorse idriche, paesaggio, e sono state appunto indagate sulla base di indicatori territoriali che spesso derivano da limiti definiti dalla legge, ma che appunto devono essere rispettati per capire se lo stato la qualità dello stato dell'ambiente attuale. Quindi individuazione di analisi enorme rispetto a questi documenti programmatici di riferimento, la sintesi dello stato di fatto del territorio comunale con i punti di forza e debolezza, che praticamente si concretizza attraverso queste analisi SWOT, che sono comunque delle analisi tecniche ambientali. Io andrei proprio con il mio di andare velocissima, però non vorrei neanche annoiarvi con magari questioni troppo tecniche. Comunque, per farvi un esempio di quello che vi ho detto prima, ad esempio il Protocollo di Kyoto definisce alcuni criteri rispetto alle emissioni in atmosfera, ovviamente dare i parametri, bisogna indagare se l'area di Cesea Ossimo effettivamente rispetta o meno questi parametri, quindi dei punti di riferimento sui quali andare a intervenire. Il caso dell'aria non è sicuramente un problema che esiste qua, però logicamente va calato poi su tutte le varie componenti. Il discorso della partecipazione che dicevamo prima è molto importante, anche perché spesso si indagano queste problematiche territoriali a livello proprio di documenti ufficiali, di piani che vanno subordinati, però logicamente la partecipazione da parte dei cittadini può magari fare scaturire o generare dei problemi che magari in realtà non si riescono a valutare semplicemente sulla carta. Quindi questo processo di base serve anche appunto per valutare se ci sono eventuali problemi, ovviamente la popolazione che vive tutti i giorni riesce a riscontrare e vorrebbe appunto che le cose venissero cambiate. Quindi gli obiettivi di piano, come abbiamo detto prima, i punti di forza e debolezza, ovviamente l'intreccio di tutte queste componenti ambientali sul territorio generano una sensibilità ambientale. Ovviamente un'area dove esistono più vincoli o più problematiche è più sensibile rispetto a un'altra area dove in realtà queste componenti non sono presenti. Questo serve per riuscire a identificare un programma di sensibilità ambientale alla trasformazione urbanistica. Logicamente le trasformazioni del territorio in un ambito che ha meno sensibilità saranno più accoglibili rispetto ad altre. Quindi sostanzialmente l'analisi di molti criteri che si fonda appunto su overmapping e sulla sovrapposizione di questi indicatori non è altro che appunto tentare di riuscire a caratterizzare il territorio sulla base della sua sensibilità ambientale. Quindi il discorso ecco qua magari di un'altra vetta, quella che vi ho detto prima, ad esempio si trasforma il territorio in tante cellette, ovviamente tutte queste cellette avranno all'interno un'informazione che una volta sovrapposta ne genererà un chiamiamolo un colore che sarà più o meno un indicatore di sensibilità ambientale. Infatti l'esito finale, come dicevamo questa mattina con Arpa, diceva sarebbe tradurre questi concetti in una cartografia, la carta finale della base sarà proprio questo, un'analisi multicriteri che genererà una cartografia che sulla base di un criterio chiamiamolo semaforico, che quindi con rosso, giallo e il verde, darà più o meno la sensibilità ambientale alla trasformazione, dove si andrà logicamente ad accogliere positivamente la trasformazione del territorio. Quindi
quindi rispetto alla coerenza interna ed esterna del piano, ovviamente il piano deve essere coerente con le indicazioni della VAS e sicuramente deve essere anche coerente con gli strumenti sovraordinati che determinano gli effetti generati. C'è poi il discorso appunto di quelle matrici di cui vi parlavo prima, che appunto non è altro che un intreccio rispetto ai vari obiettivi e rispetto a tutte le varie componenti, che troverete comunque poi nel rapporto ambientale stesso, e quello che dicevo prima, che è il monitoraggio, che quindi serve per riuscire a monitorare gli effetti anche poi sulla lunga scadenza e una volta che il piano sarà effettivamente vigente. Per quanto riguarda il quadro di ciclo ambientale, come abbiamo detto prima, è stata fatta questa indagine su questi macrosistemi, innanzitutto sullo stato di attuazione, sulla coerenza urbanistica e le varie dispersioni che potrebbero esserci all'interno del sistema esplorativo. È stata fatta un'analisi prima di tutto sul PRG vigente, quindi sul che magari andiamo anche già a visualizzare qua. Qua ovviamente si vede un attimino un po' molto sfocato, però sostanzialmente è stata fatta una prima valutazione sugli aspetti della pianificazione attuale per capire un attimino quali sono poi le criticità a livello urbanistico. La seconda indagine che è stata fatta è stata sull'uso reale del suolo e sulla rete ecologica. Logicamente sono state analizzate le varie componenti dell'uso del suolo, come si vede la maggior parte del territorio è occupata da la componente silvo-pastorale e il discorso delle marche dei terpesti di più alta quota rispetto invece alla rete ecologica regionale e provinciale, che comunque determinano la presenza di un di gare da tutelare e soprattutto l'importanza di corridoi di connessione tra queste realtà ambientali. Quindi è stata fatta appunto una fotografia per il comune di Ossimo anche rispetto a questa componente. Per quanto riguarda le categorie di tipologie forestali, è stata fatta un'analisi, abbiamo visto che la componente dell'uso del suolo prevalente era sicuramente un po' assumeva una caratterizzazione molto forte del territorio, è stata fatta un'analisi anche sulla tipologia di bosco, sulla categoria di bosco presente. E ovviamente, appunto chi è nel settore poi lo sa meglio di me, il fatto che ci sia un bosco di un tipo rispetto a un altro determina anche questo delle scelte di pianificazione. Ad esempio, sapete, i boschi d'alto fusto sono un attimino limitati per quello che concerne la trasformazione della propria, se non per opere pubbliche o per piccoli interventi, oppure si può valutare il fatto che ci siano dei boschi menti fuori areale, come si diceva stamattina, che possono procurare dei problemi o comunque delle criticità a livello paesaggistico. E quindi ci sono varie analisi che sono state effettuate anche sull'aspetto del bosco come risorsa sicuramente territoriale e per capire la distribuzione di queste tipologie. Per quanto riguarda il paesaggio, sono stati presi in considerazione i piani sovraordinati, come vedete appunto il piano paesaggistico regionale, il piano territoriale paesaggistico provinciale, con delle componenti che abbiamo visto essere anche molto importanti e determinanti. Spesso il PTCP, appunto la componente paesaggistica del PTCP della provincia, determina delle linee reali di sensibilità particolari rispetto a determinate trasformazioni piuttosto che ambiti di elevato valore percettivo che potrebbero essere delle limitazioni, ma allo stesso tempo anche dei punti di forza del comune che sicuramente sono da tenere in considerazione. L'aspetto invece dei vincoli ex galasso sono comunque questi importanti per capire quale sarebbe l'iter autorizzativo di determinati programmi all'interno del comune. Abbiamo visto che la maggior parte del territorio in questo giallo è rappresentato l'articolo 17 per la verità, di elevata naturalità, che sono delle aree sopra i 1000 metri, che sono un vincolo che deriva dal PTPR, quindi a livello regionale. Le aree invece sopra i 1600 metri, che sono queste retinate, che rappresentano anche questo un vincolo paesaggistico di elevata potenzialità e caratterizzazione paesaggistica, e quelle che invece corrono lungo le aste dei fiumi e delle acque pubbliche, che sono invece i 150 metri appunto dei fiumi, dal quale appunto è associato un vincolo paesaggistico. Ovviamente questo non vuol dire che nelle aree di vincolo non si possa fare niente, però bisogna avere determinate autorizzazioni
organizzazioni, quindi è bene pianificare anche rispetto a queste limitazioni. Sono state poi fatte delle analisi sui sottoservizi, in particolare il discorso fognatura, abbiamo analizzato la rete fognaria del comune, in rosso potete vedere quali sono le aree che sono collettate e depurate, quindi connesse a un sistema di depurazione, rispetto invece a quelle che non lo sono e che ovviamente per queste bisognerà fare dei ragionamenti specifici e strutturare appunto un programma che risolve determinate situazioni che potrebbero rappresentare delle criticità. La stessa cosa è stata fatta per l'acquedotto, quindi la rete acquedottistica. Ovviamente la rete acquedottistica è stata valutata non solo per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico a livello quantitativo, ma anche qualitativo, quindi abbiamo raccolto dei dati sulle sorgenti e sulla qualità delle acque delle sorgenti, dati che in realtà sono dati che comunque vedremo di implementare appena possibile nel rapporto ambientale. Comunque diciamo che non sono queste componenti di carattere naturalistico che creano problemi in queste zone montane. E per quanto riguarda l'agricoltura, c'è stata un'analisi sulla capacità alla produzione agricola dei suoli, anche questa è molto interessante perché appunto è una banca dati di livello regionale che praticamente riesce a far emergere quali sono le potenzialità proprio agricole dei suoli e magari non è questo comune principalmente dedito all'agricoltura, però nella parte magari più meridionale si possono anche qua magari può scaturire un obiettivo magari di incentivazione rispetto ad alcune colture che presuppongono un determinato tipo di terreno. L'agricoltura ovviamente è stata valutata anche per quanto riguarda le maglie di alveggio, che può essere una risorsa molto interessante per quanto riguarda il patrimonio silvopastorale montano e soprattutto il discorso degli allevamenti, quindi una mappatura puntuale degli allevamenti, questi sono dati che venivano dall'Asia e dalla montanatissima della regione Lombardia, che appunto differenzia le varie allevamenti per quanto riguarda la tipologia dei capi e il numero. La qualità dell'aria è stata valutata secondo i parametri disponibili dal piano regionale, quindi ovviamente lo Simone non ha, come la maggior parte dei comuni della provincia di Brescia, un sistema di rilevamento, però sono stati presi in considerazione i dati delle centraline di Brera e d'Arfo e si è per fare quindi una stima comunque molto approssimativa di quello che è la qualità dell'aria nel comune, ovviamente anche qua non sono dati diciamo rilevanti, nel senso che non ci sono problematiche sulla qualità dell'aria in queste zone montane, però è una componente comunque sempre da tenere in considerazione, così come associare il discorso delle emissioni e capire quali sono i settori piuttosto che le componenti inquinanti più rilevanti che si possono trovare. Adesso abbiamo visto che come plausibile il discorso della combustione non industriale, quindi le emissioni che derivano dalla legna piuttosto che dal riscaldamento per legname sono comunque ovviamente molto più significative rispetto alle emissioni che derivano dalla combustione dell'industria. Sono tutti dati che comunque adesso appunto qua abbiamo schematizzato, ma che nel documento potete poi visionare e leggere nel dettaglio. È stato poi preso in considerazione il PGR e il piano provinciale di gestione dei rifiuti per capire come vengono trattati i rifiuti nel comune e quali sono ovviamente le criticità che ci possono avere, che si possono riscontrare in queste aree. Abbiamo visto che Ossimo non è dotato ad esempio di un'isola ecologica, che però sono presenti altri punti di raccolta nei comuni limitrofi. Come abbiamo visto prima, è un obiettivo dell'amministrazione comunale quello di andare a risolvere questo problema, quindi proprio da qua si può proprio vedere qual è la traduzione di quella cosa che dicevo tra obiettivi e componenti. Per la componente che dice questa carenza, l'obiettivo risolvere questa carenza di conseguenza è un'azione positiva. Quindi rispetto all'attitudine anche rispondere in questa carta del suolo a
Ecco, questa carta indica qua in rosso le zone che non sono da incentivare rispetto alla creazione di depositi o isole ecologiche, mentre in giallo sono le aree, invece, così via. Quindi abbiamo diciamo, fatto un estratto di quelle che sono le caratteristiche più salienti anche del piano di gestione dei rifiuti. Come sappiamo, la Valle Camonica è servita principalmente per la questione dei rifiuti da Valle Camonica Servizi, quindi abbiamo fatto un'analisi anche dei dati forniti da Valle Camonica Servizi per quanto riguarda, potete vedere, l'estensione territoriale, vedere quali sono i comuni che hanno dei centri di raccolta differenziata piuttosto che quelli che hanno, non so, delle strutture dedicate allo stoccaggio di particolari materiali, anche per avere un quadro di come sono, come si rapportano comune con la tabellina in basso a sinistra, secondo me è molto interessante, sì, perché indica gli obiettivi della raccolta differenziata negli anni, da quando lo vedo però. Sì, sono 2006-2008, 2012. 2006-2008, 2012, e non li abbiamo beccati mai. Sì, qua c'è il blu, vedete la provincia di Brescia, quindi... Tra l'altro siamo molto al di sotto come raccolta differenziata rispetto alla media provinciale. Quindi questo è un elemento sul quale dobbiamo riflettere. A mio parere anche collegato con il discorso dell'isola ecologica, perché nel momento in cui, capito, uno spacca il bagno perché deve cambiare cosa, c'è quattro piastrelle, due mattoni, così non sa da buttarli, finiscono il cassonetto. Bota le rose, taglia l'erba, non sa da buttarli, finiscono il cassonetto. C'ha il copertone della macchina che è andato a farsi cambiare cosa, non sa da, finiscono il cassonetto. Tutta questa roba qua alla fine viene pesata come differenziata, pagata come indifferenziata, e ovviamente vediamo che non siamo neanche meno vicini a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla legge, ma addirittura siamo, pensiamo di stare abbastanza bene, ma siamo tra le pecore nere della provincia, quindi non c'è certo da... Sicuramente l'incentivazione è un'azione di piano, chiamiamola così, che è sicuramente... Quindi incentivazione è l'obiettivo generale del piano, incentivazione della raccolta differenziata e anche diminuzione del complessivo, perché se diminuiamo anche il complessivo ammontare, diciamo, dei nostri rifiuti, pagheremo di meno la raccolta e tutto il resto, quindi anche l'obiettivo generale del piano è questo. Come arrivare a questo obiettivo? Tante delle azioni. Queste azioni devono essere azioni specifiche, non so, incentivazione del compostaggio domestico, per cui un'azione potrebbe essere quella di le raccolte periodiche dei ferri, dei ingombranti, coso, la convenzione con Borno per l'isola ecologica piuttosto che la realizzazione di una nostra isola ecologica e tutto il resto. Queste sono le azioni che conto. E queste sono le azioni che devono avere anche delle scadenze. L'architetto diceva giustamente prima, attenzione che dopo ci sono delle verifiche in corso di validità del PGT che devono dire stiamo andando verso gli obiettivi che ci siamo proposti, abbiamo eseguito, abbiamo fatto e abbiamo portato avanti le azioni che dicevamo che ci eravamo proposti. Quali azioni correttive dobbiamo mettere in atto perché non siamo andati in quelle direzioni lì? Magari per dei motivi oggettivi che ci sono stati. E qui io, se ci permetti, tornerei un attimo indietro sul mosaico dove facevamo vedere. Sì. No? Perché adesso abbiamo visto tutta una serie di tabelle, di cartografie così molto interessanti, ma che lette così sono interessanti solo. Dici, ma cazzo, abbiamo l'abete, come cavolo si chiama, l'abete rosso, il 50% è tutta nota l'abete rosso, bello, interessante. Che ce ne facciamo? Invece no, sono
tutte quelle analisi delle varie componenti, l'agricoltura, il paesaggio, l'attività dei suoli, la fognatura, l'archeologia, eccetera, eccetera, sono tanti aspetti, sono quei piani lì che vedete, no? Quelli lì sovrapposti. Allora ogni intervento che si pensa di fare sul territorio deve passare attraverso questi filtri qua. Per parlarci proprio passo passo, voglio fare una nuova lottizzazione. Allora, se questa lottizzazione prendo e dove la mettiamo? La mettiamo in PAT. Ecco, bene. Allora, dal punto di vista della fognatura, come si comporta? Che compatibilità? Caspita, lì non c'è niente, rosso. Dal punto di vista della qualità dell'aria, va bene, non dà problemi, è verde. Dal punto di vista della sovrintendenza, ci sono sotto le pitoti e cose, rossissimo. Cioè, alla fine si sommano, come è proprio una somma di colori, per vederlo graficamente, visivamente. Alla fine, se il nostro intervento, sovrapponendo tutti questi piani, tutti questi cose qua, tira sul rosso, è incompatibile, non si può fare. Se tira verso verde, guarda, questo qua è oppure se ci sono dei piani dove è rosso pieno, ma è rosso pieno e si possono fare delle azioni per farlo diventare arancione con delle correzioni, ma anche la fognatura, sì, però possiamo fare questa roba qua e così via, capito? La valutazione. Tutto questo discorso che ha spiegato molto bene, molto dettagliatamente, serve proprio per verificare l'impatto ambientale, quindi sul territorio, la sostenibilità anche ambientale, di quelle che saranno le scelte. Infatti, quello che dicevo di vedere più velocemente del piano dei fiori che vi ho detto in queste aree rosse, teoricamente non si potrebbe creare in maniera ecologica. E appunto la traduzione è quella logica. Se noi facciamo l'isola ecologica, pensiamo di farla in Asnino, dove c'è lo scavo, la sovrintendenza, è rosso, ragazzi, non si può fare. Magari si può fare per un'altra roba, se non pensiamo di farlo, scusa avanti per piacere Francesca, dove c'era il vincolo dei torrenti piuttosto che del collo, è quello del slide lì. Allora bisogna, può essere fatto in quelle zone lì, in quelle aree lì che hanno le fasce di rispetto, che hanno il vincolo e così via, su alcune per esempio è rosso pieno, su altre diventa un arancione perché comunque è vincolato al fatto di avere permesso, eccetera. Quindi questa roba qua serve non tanto per dire la lottizzazione si fa qua o si fa là o non si fa, ma forse anche per dire non si fa, per dire guardate questa roba qua ha un'incidenza sul territorio perché non so, ci sono presenze di allevamenti, con gli allevamenti abbiamo visto anche oggi, poi ci farò un attimo un sunto di quello che è stato l'incontro tecnico con tutti gli enti che gestiscono queste componenti che vediamo oggi, i quali giustamente quello delle foreste, vedo la sua slide, ricordi che è calma di Francesca, è una cosa che io non sapevo. Allora, il bosco è un vincolo grandissimo, fortissimo. Non tanto il bosco delle sterpaglie, delle cose che sono nate ultimamente, così quello può essere in qualche maniera. E tra gli obiettivi nostri c'è anche il recupero delle aree, sottraendole a questo imboschimento selvaggio. Ma il bosco ad alto fusto, allora se vogliamo mettere la lottizzazione nel bosco ad alto fusto, rosso. Guarda, qui nel rosso non si può fare. Quindi capite che tutta questa roba qua ci serve proprio per capire cosa non è compatibile da fare. Infatti quello che abbiamo detto magari velocissimamente prima, questa cosa serve anche per la valutazione delle alternative, si chiama proprio così, c'è un capitoletto che si chiama la valutazione delle alternative, non dice in quest'area rossa non si può fare niente, allora questa valutazione non si fa.
si può fare magari da un'altra parte, quindi valutare tutte le varie alternative di piano, ed è una cosa appunto che è un passaggio fondamentale che deriva proprio da questo approccio di VAS. Per quello che quando dicevo la VAS non va letta solo come un adempimento che va fatto perché la legge lo prevede, va fatto perché se si fa una cognizione di causa, allora anche la pianificazione andrà in una direzione sicuramente più positiva per quanto riguarda la sostenibilità, più facile per quanto riguarda i processi autorizzativi, e sarà ovviamente tutto più snello anche il procedimento proprio di attuazione del piano stesso. Andiamo a fare una zona artigianale, industriale, perché sì, una zona è compatibile con tutti questi elementi. In questa zona qua è troppo attaccata alla zona residenziale. È possibile o non possibile? No, è una ragione, però se si mettono delle misure di correzione su cosa può diventare un pochino più sul verdastro piuttosto che nel basso rosso. Quindi tutte queste cose qua ci aiutano proprio questa, e quindi su tutti gli obiettivi di piano che ci siamo messi vanno valutati o passare attraverso questa maglia qua. E quelle matrici che vi dicevo non sono altro che il treccio proprio. Quello del discorso dei colori è anche più intuitivo, però ho fatto delle matrici che io le ho chiamate, gli ho detto scusa, qua ci vorrebbe una laurea in ingegneria per capirle, che sono robe del genere, sul quale capito, ogni obiettivo dell'amministrazione si deve incrociare con ognuna delle altre componenti e vedere se c'è un sì, se c'è un no, se c'è un ni, se no. Questo discorso lì dei colori diventa molto più facile da capire e anche dal punto di vista grafico è più intuitivo su cose, però passa tutto attraverso una roba che io stesso non pensavo esistesse gli altri urbanisti, invece è molto sviluppato, insomma. Esatto, quindi si può anche ovviamente questa analisi che è stata fatta in particolare nel momento di scoping è stata fatta anche per capire quali sono i pesi di questi componenti. Come dicevamo prima, ovviamente la componente aria, che per ossimo è una componente diciamo rosea, nel senso che va tutto bene, la qualità dell'aria è sicuramente buonissima, ovviamente ha un peso inferiore rispetto nel calcolo matematico che ho fatto. Avrà un peso inferiore rispetto ad esempio alla componente costo, che abbiamo visto essere una componente in realtà molto più caratterizzante del territorio, una problematica più interessante di conseguenza la componente aria, anche quello che ci è stato detto, insomma, che è una cosa che dovrà inserirla, nel senso che qua però capite che la legge è comunque stata fatta sia per grandi città come Milano, sia per il prossimo di conseguenza, bisogna indagare tutti questi aspetti. E quello che si diceva prima, appunto, anche con l'assessore, è il discorso di trovare queste possibili alternative di piano e soprattutto degli aspetti di mitigazione, quindi un progetto è possibile, cioè è possibile che anche se la casellina è arancio possiamo comunque intervenire perché non abbiamo alternative, ok, intervengo, però con delle misure di mitigazione, oppure compensando, quindi faccio questo intervento che mi fa magari fino andare in incremento questa componente, però allora faccio una differenza di sensazione rispetto a un'altra. Quindi cercare sempre un equilibrio proprio strutturale tra la compensazione e l'efficienza. E anche queste sono tutte analisi che poi nel tempo di monitoraggio verranno veramente. Velocissimamente così chiudiamo anche le altre valutazioni, quindi è stato fatto anche un'analisi sui consumi dell'energia, quindi quali sono i settori ovviamente più energivori all'interno del comune, abbiamo visto sicuramente che la residenza abitativo è più energivoro rispetto ad esempio all'agricoltura, e il rumore, anche questa è una componente che è stata trattata, quindi che ha una sensibilizzazione acustica del comune, è stata presa in considerazione in questa analisi, abbiamo visto che ovviamente la criticità, la classe più alta sta in concomitanza delle strade, di conseguenza non ci sono delle caratteristiche negative per questa componente, però è giusto trattare anche questa perché dal momento che va a inserire ad esempio una nuova attività, potrebbe essere potente incidere ad esempio sulle aree sensibili anche a livello di
della qualità turistica. Ho fatto anche un discorso sulle radiazioni, perché ovviamente la componente radiazioni è importante, quindi l'inquinamento elettromagnetico, il discorso dell'alta tensione, quindi abbiamo visto che ci sono due elettrodotti ad alta tensione, però passano nella parte, diciamo, inferiore del comune senza andare ad intaccare i centri perché peraltro ovviamente questo è stato preso in considerazione per il fatto che le linee elettriche ad alta tensione hanno anche delle fasce di rispetto entro le quali non bisogna andare a posizionare determinate o a fare delle azioni di piano, ad esempio magari che potrebbero inserire degli elementi sensibili all'interno del territorio, quindi è importante capire dove sono, e così come è stato fatto per il discorso invece delle frequenze, quindi il discorso delle radiazioni da cambiamento di frequenza, ad esempio i punti radio, ad esempio delle stazioni di radio televisione che potrebbero anche queste generarsi, che generano di fatto un inquinamento elettromagnetico. Quindi sono state fatte anche tutte queste analisi. Per chiudere, anche sulle attività produttive, abbiamo visto che è sicuramente una cosa positiva, nel comune di Ossimo non ci sono industrie RIR, che significa industria a rischio di incidente rilevante, aziende che per tipo di materiali trattati, per quanti materiali trattati, potrebbero generare dei rischi sulla popolazione di modi differenti, e abbiamo visto che di Ossimo non ce ne sono stati tranquilli, così come le industrie in autorizzazione integrata ambientale si chiamano industrie AIA, che anche queste non rispondono a dei parametri, cioè fuori dai limiti, diciamo, tradizionali di emissioni, piuttosto che di determinati tipologie di scariche e quant'altro. Così come non ci sono attività di gestione dei rifiuti, come abbiamo visto prima. La caratteristica, se si può così dire, del territorio, per chiudere, per quanto riguarda l'aspetto delle attività produttive, è la presenza della cava che c'è nella parte inferiore del comune, praticamente si appoggia quasi su come cila, un tracciato in legno, che comunque ha un'attività a tutti gli effetti che genera, ma forse gli effetti diretti sugli abitati di Ossimo inferiore e superiore non sono così evidenti, che comunque è un'attività sul nostro territorio, quindi è giusto che viene adatto con delle appropriate azionizzazioni e mitigazioni. Quindi per quanto riguarda il quadro dell'ambiente, mi sembra che è stata una velocissima, quasi imbarazzante questa cosa, però ecco, spero di avervi detto un pochettino tutto quello che è stato fatto. Ovviamente riassumere magari in così poco tempo tutta l'analisi che c'è dietro diventa un attimino, però ecco, per farvi capire più senza magari entrare appunto nel merito, ma per capire il lavoro che è stato fatto appunto per riuscire a diciamo la metodologia, l'approccio, sì, interessante, seguita, quello è, diciamo, la cosa più importante. Poi la specifica tecnica, esatto, lo sapete voi, che su questo noi sì. Stamattina c'è stata la prima conferenza VAS con gli enti, quindi la mia presente, oltre all'amministrazione comunale, poi c'era la comunità montana, c'era l'ARPA, l'ASL, la regione, la sovrintendenza archeologica, il consorzio forestale, il comune di Pianconio, la provincia, e quindi c'erano tutti gli enti che gestiscono quelle componenti che abbiamo visto, oltre che i nostri comuni confinanti, se presentato solo Pianconio, un po' un prossimo meglio. E quindi da questa discussione, la presentazione che hanno fatto loro e poi sono intervenuti appunto gli enti e hanno fatto alcune osservazioni anche molto interessanti, per esempio ve ne cito alcune in modo che poi può essere anche elemento di discussione. Quindi l'ARPA poneva prima un po' l'accento sul discorso che abbiamo visto della fognatura da parte del paese che abbiamo non depurato, e quindi questo è un problema molto serio, un problema che pende sull'amministrazione, abbiamo
5.000 euro di possibile sanzione pesi, perché tutta la zona che vedete sulla destra di osso inferiore, quindi da Piazza San Damiano da in giù, siccome fa il territorio fa proprio una sella, tutta la parte di sinistra verso Morno, compreso osso superiore, va a finire nel depuratore di Lom. Tutta l'altra zona va a finire in Sittine, senza depurazione. Insomma, l'idea è che c'è un altro 50% verde. Non è il 50%, sono delle zone anche di osso superiore. Tu dici la parte giù. Approfondiamo la fine. Sì, ma è quella da fare. Più del 50% anche qui, non solo qui. Ma quello non credo. La parte dei Manconi? La parte dei Manconi? Sì. Diciamo, no, più di c'è che la sua. Il 50% del suo superiore. No, però noi parliamo di rete collettata, che poi funzioni o non funzioni, queste sono due cose diverse. Certo, se ne metti su una paratia che versa dalla valle, non ci sarà mai nel depuratore. Parliamoci chiaro, però approfondiamo bene. Noi stiamo parlando di rete fognaria, sì, collettata, che funziona, esistente. Che funziona, esistente, esistente. Allora, se la facciamo esistente va bene, andrà al 100%, non funzionante, togliamo il 50%. No, tieni presente che allora, quando non piove, quindi il periodo di magra, va tutta il depuratore, quella lì, chiaro, la paratia serve nel caso di piogge a spolmare la seconda pioggia, che normalmente ovviamente non è depurata, perché si lascia portare la depuratore tutta l'acqua di pioggia. Ci piace il problema qua. Disinnesca il processo. Quindi acqua già posto l'accento proprio su questo problema qua, ma abbiamo questi scarichi che non sono più autorizzati, quindi sono scaduti l'anno scorso, tra l'altro la sanzione anche perché non è stata fatta la richiesta per tempo, e non sono più autorizzati, non sono scaduti, non sono più autorizzati. Quindi ogni volta che qualcuno fa una chiamata ai carabinieri, vengono, fanno verbale, si staccano 60.000 euro di multa. Ora, come risolvere questo discorso qua? Avevamo nel 2006 previsto la stazione di pompaggio che era Sittine, pompava fino a scollinare Piazza San Damiano e andare giù. È comunque una spesa ingentissima e poi anche a livello di spesa di gestione corrente per le pompe, probabilmente serviranno due santi perché sennò sono troppo alto costo. Quindi il nostro sindaco aveva avuto un'idea con Filippini e sono fatto una specie di studio su questo discorso qua, sulla possibilità di collettare, invece di fare la stazione di pompaggio, di pompare indietro tutto, collettare tutta quella zona lì con malegno, con le fognature di malegno, che vanno già al depuratore di Esina, e quindi non avremo più spese di gestione del corrente, del pompe, tutto quanto. Chiaro che è un intervento importante. E il nostro depuratore, che è sovradimensionato per la capacità, per la quantità di abitanti equivalenti che si prende adesso, potrebbe servire per prendersi tutta la parte bassa di Bono, che adesso loro devono, anche loro hanno uno scarico non autorizzato e devono realizzare il depuratore nuovo. Ora, realizzare il depuratore nuovo per Bono, piuttosto venite giù, scaricate in quello di Ossimo, ci prendete anche il Valzello della FI, che non è più uno scarico, un altro scarico non autorizzato quello lì, pagano, contribuiscono alle spese di gestione del depuratore, per noi si alleggerisce il costo e tutti assieme possiamo fare quell'intervento sulla comunità. Questo è un progetto, insomma. Diciamo che nasce dalla società idrica che è stata costituita proprio sabato, siamo stati dal notaio come tutti, come sindaci, a
a dare atto a questa società idrica che dovrebbe occuparsi nel primo step della depurazione completa della Valle Camonica. Ovviamente ci sono ingenti somme da spendere che purtroppo ve ne accorgerete dalle prossime bollette dell'acqua, perché ovviamente comporterà un aumento del 25% della bolletta dell'acqua, perché purtroppo comunque gli interventi sono da fare e comunque anche con questo 25% siamo ben lontani dal prezzo del metro cubo dell'acqua per l'ambito di Brescia, che si aggira intorno all'€1,30. Noi comunque riusciamo a contenerlo ancora rispetto a quello che è il prezzo appunto dell'ambito. Ovviamente con tutto l'incremento del prezzo del metro cubo dell'acqua che viene contabilizzata nelle fatture del ruolo dell'acqua e la quota di solidarietà dei comuni accantonata negli anni scorsi, che verrebbe messa tutto in un calderone, sarà in questo gruzzo, quantità di denari che andranno a finanziare tutte le varie opere che saranno coordinate probabilmente, anzi sicuramente, da Valle Camonica Servizi, in un'ottica comunque comprensoriale, cioè non è che verrà fatto qualcosa sulla depurazione a macchia di leopardo, cioè tutto avrà un filo logico per ottimizzare le risorse e permettere ai comuni di realizzare la depurazione in toto, anche perché l'Unione Europea già sta stangando l'Italia sulla depurazione, l'Italia stanga le regioni le province e le province di conseguenza i comuni. Cioè ecco, è una catena che purtroppo arriva poi all'utente finale che siamo noi. E questo è comunque un tasto dolente che però va affrontato e dunque diciamo che però il primo passo, poi bisogna anche ringraziare la comunità montana e il DIN che ci stanno credendo in questo progetto e hanno convinto anche l'ATO, che adesso si chiama Ufficio d'Ambito, a credere in questa completamento della depurazione. Anzi, sembra che il progetto della Valle Camonica sia quasi un progetto pilota anche per la comunità montana di Valtrompia e forse addirittura anche del Garda, perché cioè, tanto per dirvi, Ossimo ha due scarichi fognari non autorizzati, Brescia ne ha 300, il lago di Garda è una cosa, ma ci hanno detto dei numeri pazzeschi, dunque ecco, siamo tutti nella stessa situazione. Ovviamente l'impegno ci porterà ad un aumento dei costi, questo è un po' come si dice. Allora, poi invece rispetto ad altri aspetti, la comunità montana si è detta favorevole sul concetto che abbiamo espresso prima negli obiettivi di piano, la possibilità di realizzare dei piccoli manufatti agricoli su tipologie ben definite come aspetto, come dimensioni, tutto il resto, per dare ordine, eliminare tutte le varie baracchine. Baraccopoli le chiamate, che è vero, purtroppo sono un problema. E quindi senza poi più la scusa di mettere un posto dove mettere un badile. Sugli elettrodotti ci hanno chiesto di imporre l'interramento delle nuove linee elettriche in modo da evitare sia di media che di bassa tensione. Sì. E la cava Raldi per gli enti è un tasto dolente, per noi no, per gli altri ovviamente i comuni vicini a noi stiamo registrando. Per noi la nostra sensibilità ci fa e poi niente, il discorso dell'isola ecologica, anche loro più favorevole al discorso di convenzione con voi piuttosto che andare noi a realizzarne una ad hoc per quello di spazio, di gestione di costi e tutto il resto.
culturale, turistico-religioso. La sovrintendenza ha appunto evidenziato che le presenze archeologiche sono molto diffuse su, su tutto il nostro territorio, su una certa zona, una certa fascia, e quindi ci ha chiesto di avere una particolare attenzione dal punto di vista archeologico paesaggistico, anche nel caso di ristrutturazioni di fabbricanti di una certa età che potrebbero all'interno delle murature conservare delle stele piuttosto che, e anche per quanto riguarda le vecchie cascine per le quali si cercava quello che c'era sul posto per costruirle, e quindi non è detto che sono trovate più volte reperti archeologici all'interno del lavoro sul fatto che sono stati utilizzati come pietre di muratura. Il problema del bosco di cui abbiamo parlato prima, quindi l'importanza del bosco sia come valore economico e anche paesaggistico, ma con una gestione che consenta il recupero delle aree all'utilizzo alla coltivazione della zootecnia per le zone dove il bosco è cresciuto indiscriminatamente e non è bosco di qualità, non è bosco alto fusto, ma sono cespugli e rosari. Poi segnalavano che abbiamo un sistema insediativo molto polverizzato, con al di là dell'osso superiore e inferiore e creolone, poi ci sono due pezzi di calcio, un po' qua, un po' là, un po' giù, quindi ci chiedono nella nuova pianificazione di cercare di completare l'esistente piuttosto che andare a fare come sono state fatte nel passato delle cose un po' estemporanee. Sì, perché è stata una prescrizione dell'asta. Un'osservazione loro. E poi ci sono delle problematiche relative agli allevamenti. Allevamenti che per loro sono industrie salvi di prima categoria. Come nucleare. E che è la stessa strega, ma sono trattate nello stesso modo. A livello di inquinamento, di cose così. La mucca è stare fermo, cambia il mondo, insomma, come nucleare. Alcune categorie di attività produttiva sì. E vincola tantissimo, ovviamente, la possibilità di insediamenti residenziali. Questo è un altro grave. Magari togliere dal centro. Possiamo realizzarlo, portare poi dai centri di abitacci. Io non sapevo. Tre campi adulti di qualsiasi animale diventa allevamento. Diventa allevamento una parte familiare, ma sotto. Anche tre galline. Sì, poi ci sono per tutti i vari tipologie di animali, ci sono poi dei parametri, si possono trovare dei regolamenti locali. Della regione Lombardia, che era quello che sollecitava infatti, e hanno posto l'attenzione anche sul discorso, oltre che degli allevamenti, del gas random, che è quel gas che si scrive sul terreno, e quindi questo vuol dire tradotto, porre attenzione nelle norme tecniche che andrete a elaborare. Ci dovranno essere delle osservazioni e prescrizioni su come limitare il pericolo che avranno, quindi creazione delle spalle e tutto quanto, una serie di accorgimenti. Per gli spazi indoor, qui indoor, perché è un cielo di fare un cantino, un box, tutto quanto. Addirittura non riesco a cercare la situazione del tennis. Indoor sono più di più. Il discorso della cava, sì, e poi
anche, diciamo, e questo lo sapevamo già, un'attenzione a cosa succede nei comuni limitrofi al nostro, perché ovviamente se ha fatto l'esempio giustamente la nostra cava, per noi non è un problema, o meglio, al di là della sensibilità amministrativa che abbiamo, non è un problema dal punto di vista della sua collocazione, ma ovviamente condizionerebbe fortissimamente il comune di Sividale, quando basicamente c'è un ambito di trasformazione della silenziale a fianco, perché non è così, non è compatibile, quindi la stessa cosa che facciamo noi con gli altri, dobbiamo stare attenti a cosa fanno gli altri per noi, quindi se nella zona, nel confine, con il nostro comune c'è qualcosa che può influire sul nostro, dobbiamo tenerne conto. Quindi queste qua sono state le prime osservazioni che giustamente sono state molto generiche, non dico generiche nel senso cattivo o limitativo, ma generiche nel senso che non potevano spingersi più nel dettaglio perché non c'è ancora un aggiornamento, non c'è ancora una pianificazione sul quale dire guarda che quella zona industriale che hai visto lì per me non va bene perché fa presto piuttosto che permesso di intendenza, questo sistema qua non va bene perché, quindi è stato un discorso generico, generale, diciamo, non generico, generale sugli obiettivi, come sono stati citati gli obiettivi di piano. Allora, una stalla, un allevamento crea un vincolo di 150 metri. Sì, anche questo a seconda della tipologia dell'allevamento. Allora, a Ossimo abbiamo quanti allevamenti? Un casino. 20? 20? C'è la ha detto il numero, no, forse per di più. No, so che lo diceva proprio l'ASL. È all'inizio. All'inizio. Sì, più o meno quando parte il... sono inizio la legata un po' di perché dopo l'analisi territoriale e dietro dovrebbe esserci una tabellina che indica quanti sono e cosa fa. Ovviamente, come dicevo prima, c'è una distinzione tra gli allevamenti familiari e meno. Ovviamente quando abbiamo grandi stalle con allevamenti intensivi come si possono avere nella passata dell'allevamento. Però come diceva giustamente anche l'assessore, un allevamento composto da più di due capi, quindi già rimane a tre che è un grande allevamento a carattere intensivo. Guarda la così. Guarda il vincolo che danno questi allevamenti a livello di copertura di aria. Sono una roba che se presa alla lettera senza posso dire si fa. C'è da dire che il regolamento regionale indica questo discorso di reciprocità, ovvero se c'è una stalla il vincolo deve essere di 200 metri. Non posso costruire nessuna abitazione nel tratto di 100 metri o 150 come secondo il tipo di allevamento. È anche vero che, perché abbiamo appunto questo discorso, la Valle Camonica, l'ASL di Valle Camonica non ha mai recepito questi contenuti. Di conseguenza anche appunto per il discorso magari geografico, pensiamo appunto a un discorso di pianura, un discorso di montagna, appunto può essere difficoltosa e diversa la localizzazione di un allevamento in una realtà piuttosto che un'altra. La Valle Camonica non ha recepito questo regolamento, di conseguenza non c'è questa reciprocità tra le cose, ovvero la stalla, la nuova stalla deve rispettare i 200 metri dalle zone edificabili, una zona edificabile teoricamente non è obbligata a stare a 200 metri dalla stalla, avete capito qual è la differenza? Ovviamente uno deve essere consapevole che se c'è una stalla potrebbe avere dei problemi di odorazione piuttosto che di sedere, però ecco, diciamo che nelle zone montane, appunto quello che abbiamo approfondito, perché altrimenti come vedete dal vincolo che viene generato da questi allevamenti tutto qua
copre totalmente tutte le attività, oltre magari non si può perché ci sono altri vincoli che impediscono l'edificazione, comunque la limitano fortemente, di questo questa sarebbe una cosa troppo, troppo vincolante per il comune all'epoca. Tant'è vero appunto che l'Asia della Camorra non ha ricevuto questa, questo diciamo, concetto. Quando sono sindaco, ti mancherebbe, c'era il mio
mio vicino, il figlio, che si lamentava perché non riusciva a studiare. Anche la mamma, sua mamma, mi ha dato l'idea, mi faccio anche noi con lui perché riguarda la mia. Ha detto, ma guarda che quando hanno costruito casa nostra, anche loro hanno dovuto subire perché noi ce l'avamo già prima. Cioè, ma sono cose normali, solo che veramente siamo diventati intolleranti verso tutto e verso tutti. E qualsiasi cosa faccia qualcuno vicino a noi, a parte che vede sempre male, ma purtroppo non tolleriamo più niente. Si è dimenticato, stiamo registrando. Sì, ma niente, tagliamo questo. No, ma stavo scherzando. Io sappiamo. Comunque ci sono anche i regolamenti che comunque ci sono cose, al di là di noi, del nostro stato d'animo, che è abbastanza suscettibile. Se noi siamo, cioè il regolamento tutto con cappelle, quello. Però sai che quella gente lì sono gli ultimi che vanno a finire giù vicino del produttore per lo sgobo, sono gli ultimi che vanno perché devono soffrire, quando non fanno soffrire sono gli ultimi che vanno là perché devono soffrire perché hanno fatto soffrire. Comunque adesso morale del discorso, diciamo che questa era la presentazione del piano di scopi che ci permetterà di pensare all'aggiornamento che ne uscirà fuori e a tutto il nostro PGT. Noi ci auguriamo, dicevo prima a Francesca, di arrivare a luglio con l'adozione, anche per stare dentro nei tempi. Dunque ci saranno sicuramente altre riunioni con il consiglio Fiume, immagino il consiglio Fiume, no, perché sarà con la situazione. Allora, rispetto, secondo me abbiamo una fortuna rispetto a anni fa, o no, 10 anni fa, che fortuna e sfortuna. Tutte le sfortune e fortuna di vivere questa crisi qua a un attimo fermato. Ridimensionato. Tutte le velleità di espansione e di cose. Adesso qualcuno comincia anche a fare un ragionamento inverso, nel senso che è vero, se io ho un terreno che diventa fabbricabile, ho un valore, un domani, un fondo, però intanto che ce l'hai lì, che non hai venduto, che non hai trovato qualcuno per venderla, lo trovo lì, è un posto. E facciamo un po' di conti con lui oggi, cioè 1000 metri quadri di terreno, così, lì ti portano su 1000 euro l'anno. Che non sono pochi, cioè in più di una casa. Calcoliamo una parametria di una casa. Per cui capito sul tono qua. Bisogna. Per quello la gente si conti qua comincia a farsi, per cui capito. Se uno ha su queste poi prendono l'autorizzazione, comunque ci sono. Ci sia ogni onere in costruzione. Quindi. Non credo ci sia la grande sgomitata per avere cose. Noi abbiamo 16 richieste. Come? 26. Non si può diventare per uscire dal farsi diventare tornare agricoli. Ah, poi tornare indietro. Di tornare indietro. Ma abbiamo un paio di situazioni sulla quale dobbiamo riflettere. Sì, non è un problema, cioè è giusto. Abbiamo una situazione che è forse quella più importante e controversa, che è il PIO. Una grossa area che ha destinazione industriale produttiva, che sono 20 anni che è così, che non è stata attuata e che, stando al discorso sovrapposizione gialli e rossi e tutto il resto, è una zona poco compatibile per essere un discorso industriale. E in più pensare di piazzare capannoni e robe del genere
ambito territoriale di un certo tipo, anche lì diventa paesaggistico, appunto oggetto dell'impatto, così sicuramente non è una grande. Di contro c'è un altro discorso, con attenzione che queste aree qualcuno si è trovato dal nonno, dal bisnonno, qualcuno le ha comprate, le ha pagate come industriali. Ha avuto l'accertamento dall'inizio dell'entrata e ha pagato cose. Cioè, ma è complesso. Cioè, avete capito il meccanismo che ci sta dietro? Allora, noi abbiamo scritto negli obiettivi, tra gli obiettivi, attenzione, valutiamo attentamente tutte le aree del PRG che erano previste come anni che non sono state attuate, per capire se c'è l'interesse ancora per tenerle o se non c'è più l'interesse. E se sono ancora compatibili con la valutazione ambientale o non lo sono più, e se non lo sono più e c'è l'interesse comunque, dobbiamo trovare un sistema per non finire per mitigare o compensare in qualche maniera, o non so, trovare qualche scappettaggio di compensazione con questi qua per dire guardate lì non si può più fare e riuscire comunque a portare avanti i PGT senza dover andare a questo stato. Ma un'area industriale dovrebbe comunque essere segnata da qualche parte o viene coperta? Allora, questo è un altro aspetto. E che tipo di area industriale vogliamo? Vogliamo, chiaro che se abbiamo visto degli orafi che fanno così e così, in una bella casettina di legno, tirolese, cosa, andrebbe bene. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, però anche lì abbiamo avuto un paio di richieste, ma uno là io vorrei fare queste attività così, rumore, sapendo il pollicino, che se la fai lì non è compatibile per il rumore. Troviamo un'altra posizione dove poterle fare, una piccola casettina con non dico il capannone sotto, però il magazzino piuttosto una piccola attività che sia compatibile ambientalmente e che sia compatibile anche col paesaggio, quindi delle tipologie piuttosto che se si riesce a trovare, se non si riesce a trovare, però vuol dire che questa gente qua la prende su e va dall'altra parte. Ma la zona, al di là di questi potenziali ancora non è niente, nel senso che non è che adesso questa qua è la base sulla quale poter cominciare a ragionare sulle collocazioni e capire se le collocazioni sono compatibili. C'è anche da fare. Una valutazione complessiva, la provincia ce l'ha detto, attenzione che quali volumi, voi ne avete anche troppi, cioè, abbiamo di rispetto alla popolazione, rispetto al trend di sviluppo, rispetto al patrimonio edilizio che avete nei centri storici, abbiamo dei volumi enormi, pochi. Allora, rispetto a questo ci dicono attenzione al consumo del suolo, qua va drasticamente contenuto, per cui c'è tutti questi aspetti qua di cui tenere conto. E poi l'altra osservazione, cioè non potete pensare di fare la lottizzazione solare o solando a lungo, deve esserci un privilegiate del completamento urbano della cosa, perché se no comporta problemi con finiture, con cose, con tutto il resto. Sono dei costi di un altro tipo, portare i servizi da fare. Poi abbiamo un grande tema Ovviamente saranno, dopo bisognerà trovare il coraggio di fare delle scelte che comunque magari per alcuni versi si guarda l'otto personale e vanno in controtendenza. Però ovviamente questo è anche il PGT, cioè è l'indirizzo futuro che si dà al paese, e visto che mi sembra di capire che questo sarà il nostro più grande progetto di questi 5 anni, perché con le risorse che abbiamo, cioè, è giusto anche dare un certo segnale di ciò
contingente anche al periodo che si sta vivendo, cioè quando sento parlare di zone artigianali, cioè vi invito a fare un giro da Cividata a Biancamuno, non andare nelle zone artigianali, solo guardare i cartelli, cosa riportano su tutti i capannoni, quelli che vedi, quello che vedi dalla superstrada. Cioè, dunque pensare alla grossa insediamento artigianale credo che non sia più nemmeno possibile, attuale e anche soprattutto lungimirante in questo momento, perché poi comunque gli esempi li abbiamo, tu sai che quando hai una zona artigianale comunque poi devi concedere anche certe cose che comunque magari vanno anche in contrasto con quello che è la realtà territoriale. E se parliamo di valorizzazione turistica ambientale, ovviamente poi tutto ne consegue, cioè ecco, è complesso e saranno scelte coraggiose, spero, e di buon senso, che però vogliono tentare di salvaguardare al massimo tutto ciò che è il nostro patrimonio edilizio, quello futuro e anche naturalistico, storico. Lo so, però Annalisa, lo so, però tu pensa che l'esempio che ogni volta che sento queste cose le vivo dentro, mi vengono in mente le parole di Roby che magari dice qualcuno è andato a comprare queste aree, le artigianali le ha pagate, ci paga l'IMU e tu gli vai a dire che adesso non, cioè, guarda che cioè, abbiamo una coscienza anche noi, poi un conto è fare un segno su una mappa, un conto è quando poi questo segno si scontra con la realtà. Dunque sono scelte che vanno valutate e ovviamente bisogna trovare anche il coraggio per fare alcune, ecco, ma non è così facile, non è uno ti chiede, voglio che il mio terreno diventa edificabile, è un suo desiderata, no? Se è compatibile, se c'è il coso, può essere accettato o meno. Se uno era già edificabile e tu lo togli, la giurisprudenza ci insegna che poi avrà un sacco di problemi. Nel senso, se sono convenzionate, poi parliamo, se sono convenzionate, hai perso il ricorso prima ancora che non hai presentato. Ma anche se tu hai un'area che è stabilita qualcosa, tu hai un'aspettativa di una certa fruizione, una certa resa del coso e viene meno con la variazione. Deve esserci una motivazione, tutto si può fare, ma deve esserci una motivazione in questo caso molto valida. Si può venire dall'analisi ambientale e tutto il resto, però deve essere molto valido perché se no tutto quanto fa ricorso di blocco di gentile. Più sei di fermo. Detto questo, noi anche con la provincia e così cercheremo di spuntare possibilmente il più volume possibile, perché comunque non possiamo permetterci in questo momento di non costruire più niente. Perché se no comunque non stiamo in piedi, perché noi stiamo utilizzando gli oneri per pagare la benzina del cipino, piuttosto che il riscaldamento qua, piuttosto che gli stipendi. Quindi io personalmente sono convinto che il futuro sarà un'edilizia di sostituzione, di manutenzione, di conservazione dell'esistente, nel senso che lo sviluppo c'è stato, ormai non credo che possa andare molto oltre quello che è tolto. Però da questo a dire oggi, da oggi non si fa più niente, è molto, non possiamo permetterlo, francamente, ma nessun comune può farlo. Quindi si tratterà di fare delle scelte anche sulle cose effettivamente realizzabili. Nei 5 anni, 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 5 an
quello che voleva caratterizzare un po' anche questo piano è il discorso del centro servizi unico, che per noi è un sogno desiderato e non sappiamo nemmeno se, fino come si potrà realizzare, perché le risorse per far questo ovviamente in questo momento non ci sono, però dovranno essere valorizzate con dismissioni piuttosto che con interventi, con un mercato diverso da quello che c'è adesso, se no le cose non stanno in piedi. Però anche lì mi ha fatto un ragionamento assieme a loro, il fatto che non è più sostenibile nemmeno mantenere i servizi che abbiamo nelle due frazioni in una logica futura. Il discorso delle poste è emblematico di questo. Dopo tutto il casino che ha fatto il nostro sindaco, siamo riusciti a spuntare delle cose che nemmeno pensavamo. Però adesso non illudiamoci che la cosa possa sostenersi chissà per quanto. Quindi la posta, il discorso, la banca, bacilla ogni tanto, altri servizi vanno invece. Se noi riuscissimo a accorpare questi servizi in un'unica struttura che possa anzi portare qualcosina, qualcos'altro, questo potrebbe essere, deve essere il futuro, pur tenendo separati i due centri. Anche questa è una cosa, è una novità alla quale siamo arrivati. Da tanti anni si è detto bisogna fondere. In alcune realtà dove hanno fuso, si è fuso il nome, ma alla fine sono rimaste comunque le due poli attrattivi delle due cose. Io sono nato a Palermo, io sono nato a Lugnano, un su di là, se voglio fare la scuola a Palermo, devo fare anche a Lugnano, è un comune unico, sono addirittura, non c'è una separazione l'uno dall'altro. Quindi pensare di fondere, a parte che ci sono le vie del cimitero, quindi fondere diventa un po' difficile, però non è dentro, noi dobbiamo avere un'identità unica come comune, come istituzione, mantenendo comunque le peculiarità, le persone, l'identità dei docenti. Sono delle cose che non si cancellano con un tratto di un retino su una carta, insomma, quindi sono queste cose qua che... I nostri obiettivi sono questi qua. Abbiamo un grossissimo problema dei centri storici, sul quale anche lì come piano, come DGT, dobbiamo intervenire per cercare di rivitalizzarli, per cercare di mantenerli, per cercare di in qualche modo supportare chi vuole, chi si prende l'iniziativa di strutturare certi fabbricati e così via. Come farlo? Dando dei vantaggi, dando dei buoni e così via, mettiamo con loro, però questo qua è un grosso problema, ne abbiamo parlato l'altra volta. Adesso queste case qua stanno in piedi, tra 10 anni non sappiamo quante saranno ancora in condizioni, visto che manca completamente la manutenzione, visto che sono abbandonate, visto che sono solo dedicati. E mi viene in mente la gente che sta venendo adesso per l'IMU, no? Ovviamente la gente adesso si sta preoccupando di cosa sta succedendo per l'IMU, perché comunque o una casa è inagibile o altrimenti tu la paghi. E tutto questo discorso sul patrimonio esistente, piazza di nuovo? Ok. Sul patrimonio esistente, ecco che cada fagiolo proprio il discorso che faceva Roby, che pensare di costruire oggigiorno sarà impensabile. Bisogna cercare di ottimizzare quello che avremo, e anche in funzione di tutte queste cose che stanno venendo avanti. E ultimamente c'è tanta gente che viene proprio a chiedere, e che noi non abbiamo toccato le tariffe, però io so che parecchi comuni ne hanno rialzate.
parecchio anche. E qua, capito, basta farlo a disura, riescono tutti i subalterni che hai, tu scegli da uno per prima abitazione, mi ricordo. L'hai fatto? Se tu funziona. Tutti gli altri, funziona. Purtroppo funziona, guarda la cifra finale. Sono cifre, sono cose spropositate. Sono dolori, sì. Sono cose spropositate. E dici, vabbè, mi alleggerisco un po', vendo qualcosa. A chi trova? A chi compra? A chi? Facevo il caso l'altro giorno, adesso la carta della sorga, qua, qua dietro che voglio venderla. Non c'è nessuno disposto a prenderla. Io gli ho detto, se la dai gratis, ma non la voglio. Ora, quella roba lì, cosa costa di... Le seconde case censite sono queste. Se tu, comune di Ossimo, raccogli al posto di 10, 8, tu la metà comunque me la devi dare, anche perché loro li trattengono alla fonte. No, la metà di 8, la metà di 10. La seconda casa, la metà, tu devi renderlo allo Stato. Il 3,8 per 1000 è lo Stato. Ok, ma se tu lo metti il 9 per 1000? Esatto, tu dai il 3,8 per lo Stato. Allora io ci metto il 4,5. Per caso questo lavoro, come ben sai, te lo posso garantire, lo stiamo. No, però il problema non è aumentarla, il problema è se tu raccogli di meno. Sì, perché tu raccogli di meno, devi realizzare tutto, devi fare con me. È una cosa molto delicata da fare, perché cioè, se tu diminuisci la liquidità, oltre ad avere un introito inferiore, hai anche ugualmente quella liquidità grossa. No, ma perché la aumentano? A meno che sulla prima casa. No, ma il discorso che facevamo è non sul fatto di diminuire la liquidità cose, ma sul fatto che loro in base alla liquidità base hanno stabilito con te la cifra che il Comune di Ossimo deve dare. Se il Comune di Ossimo abbonda con le inagibilità e cose così, tu quello ci vuoi. Infatti è quello il problema. No, certo, questo è un aspetto previsionale che viene fatto perché lo Stato ha, da un certo punto di vista, ha dei soldi da dare all'ente pubblico, al Comune, che sono quei famosi. Però dall'altra parte si aspetta un introito da parte dei comuni. Ovviamente viene fatta una previsione sia per il bilancio comunale che per il bilancio dello Stato. Questa previsione porta ad avere dei dati, se calcoli parte dell'attuazione catastale, specialmente qui da noi, è quasi nulla. Ovviamente questi dati sono un po', diciamo, ballerini da questo punto di vista. Però ovviamente cosa è successo? Sull'F24 tu hai due codici, uno per lo Stato e uno per il Comune.
lo Stato che non riceve la sua parte, la sua codice, il comune riceve la sua parte. Di conseguenza, cioè, non c'è nessuna possibilità di... Però a noi ci hanno detto, e sono andato anch'io, Brescia, il ragioniere capo che ha fatto parte della legge statale, dice, voi nelle vostre previsioni calcolate sicuramente il 20% in meno. Sì, sì, ma attenzione, ma non per lo Stato, per voi, sì, perché lo Stato li vuole, e voi li versate con F1.4. Sì, sta portando un attimo fuori. No, interessante, e noi vogliamo organizzare un incontro sul discorso del limo, quindi se te vieni ci supporti, venire. No, per spiegare un attimo, una volta capito anche noi come funziona la cosa, spiegare un attimo sì, come cittadino, come evoluzione, eccetera. Continuamente possiamo creare questa adesso per pagarla e ancora non si sa bene come funziona. Comunque il discorso che si diceva è, attenzione che ci sarà un costo enorme rispetto ai fabbricanti esistenti. Quindi anche su questo capire come tipo potrà muoversi, insomma. Vabbè, sono tutti argomenti molto interessanti, ma alla fine vanno pagliati. Niente, se non c'è altro, vi ringraziamo di essere venuti. Ringraziamo l'architetto. Ringraziamo tutto il che ci ha illustrato, ci ha supportato. I prossimi passaggi saranno appunto quelli di verificare un altro dimensionamento del BGT e analizzare, poi vi stavo dicendo abbiamo un problema lì su quel paio di situazioni di cui vi parlavamo e convocheremo per questo i proprietari di tutti i terreni lì per spiegargli come stanno le cose. Capire anche da loro che volontà c'è di coso e trovare eventualmente delle situazioni alternative che non saranno compensative del tutto, però possono alleggerire un attimo il danno. E niente, quindi i prossimi passaggi saranno questi, fare una serie di incontri con quello che la legge chiama pubblico interessato, questo è il pubblico, e poi se il pubblico interessato vuol dire se io faccio un intervento su una determinata zona che riveste l'interesse di un particolare settore di cose, voglio fare una roba sulle scuole, il pubblico interessato sono maestri, dipendenti, genitori, bambini, cioè in questo caso vogliamo discutere un attimo del futuro di questi DIP, il pubblico interessato sono sicuramente proprietari, oltre poi ci sono eccetera, soprattutto. Però comunque faremo una serie di questi incontri qua per capire un attimo come muoverci e poi arriveremo a delle proposte. Nel frattempo stiamo valutando un po' le norme tecniche e tutto quanto, lavorando, quindi è sicuro, però no, dobbiamo farlo anche a fretta, se no. Ok. Va bene. Buonasera a tutti.